Buonasera a te Massimo e ai nostri telespettatori. Come hai detto, siamo nel cuore della città, in Piazza Muzzi, quella che in epoca pre-pandemia era anche la zona della cosiddetta movida. C'è gente in giro, ma ben diversa è la situazione al momento. E noi, come sempre, la sera andiamo a vedere il bollettino sanitario che ci fornisce la Regione Abruzzo, il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, relativamente ai nuovi casi, che oggi, come hai detto giustamente, sono 314 nuovi positivi. I tamponi effettuati fra tamponi molecolari e test antigenici sono circa 6.500. Il che significa che il tasso di positività è il 4,7%, in salita perché ieri era al 2,5%. L'età dei nuovi positivi va da 1 a 98 anni, sotto ai 19 anni sono 52, e in questo caso è Pescara la città, la provincia ad avere più nuovi positivi sotto i 19 anni, sono 19, all'Aquila 13, 12 Chieti e 8 Teramo. Ci sono appunto 11 decessi di età dai 52 ai 87 anni, i guariti sono 430, quindi anche oggi, seppur in misura minore rispetto a ieri, il numero dei guariti supera quello dei nuovi contagi. Attualmente sono positive in Abruzzo 10.132 persone, rispetto a ieri meno 128. Sono 607 le persone ricoverate in terapia non intensiva rispetto a ieri, meno 15, sono 68 in terapia intensiva, meno 1 e sono 9.457 le persone in isolamento domiciliare rispetto a ieri, meno 112. Oggi, diversamente invece da quanto accadeva da qualche giorno, la provincia con più positivi è Chieti, con 123, e poi L'Aquila con 72, Pescara 66 e Teramo 47. Questo è il riepilogo, insomma, del bollettino. Adesso vorrei far sentire ai nostri telespettatori l'intervista che abbiamo realizzato, le interviste, anzi, che abbiamo realizzato questa mattina al centro vaccini di via Tirino, alla Pescara Fiere, per intenderci, dove oggi, come dicevi, sono iniziate le vaccinazioni per le persone con disabilità grave, con i loro accompagnatori o caregiver o familiari. Vaccinazioni che sono andate avanti per tutta la mattinata e poi proseguiranno nei prossimi giorni. Si vaccina anche nel pomeriggio di Pasqua dalle 16 alle 19, così come anche il lunedì, settore però riservato in questo caso agli operatori sanitari che ancora devono fare vaccinazione o richiamo. Vi ricordo anche che da domani è l'ultimo giorno del Palabecci, poi tutto il complesso delle vaccinazioni a Pescara verrà appunto trasferito lì dove sono già iniziate, cioè al Pescara Fiere, salvo naturalmente poi quelle vaccinazioni che verranno fatte a domicilio o dai medici di famiglia. E allora nell'intervista ascoltiamo il comandante della Polizia Municipale di Pescara, Danilo Palestini, e poi anche una signora che appunto si era appena vaccinata questa mattina. Massimo, se è tutto possiamo mandare l'intervista, se sei d'accordo. Assolutamente sì, grazie Marina. Oggi sono Grazie a te. 178 soggetti con relativi accompagnatori. Sono arrivati tutti puntuali, non ci sono state situazioni particolari perché c'è stata una collaborazione fattiva di tutti nella soddisfazione generale, perché fortunatamente la struttura per la sua conformazione, per la sua particolare accoglienza ci permette, insomma, di poter accogliere tutti e di far sì che i sanitari possano svolgere tranquillamente il loro lavoro. Possiamo anche dire che, tra l'altro, saranno aumentate le linee vaccinali, anche perché da domani chiude poi il Palabecci dove si fanno i richiami e tutti confluiranno qui. Assolutamente sì. Da venerdì questa struttura sarà l'unico punto di riferimento per quanto riguarda le vaccinazioni effettuate dalla ASL e appena dopo Pasqua saremo pronti a offrire non 12, ma sul raddoppio di superficie 24 linee per le vaccinazioni con altrettanto ambulatori per le anamnesi. Se i vaccini arriveranno. Questo è l'auspicio. Se i vaccini arriveranno. E la signora Floriana si è appena vaccinata, com'è stato? Si sente, insomma, anche un po' più ben disposta? Sì, sicuramente sì, anche perché io sono per i vaccini. Io non feci il vaccino della poliomielite, purtroppo, e poi presi la poliomielite. Perciò è una cosa che si deve fare, speriamo che va bene a tutti.
fino adesso è andata bene, io vi auguro a tutti di farlo. Anche il suo accompagnatore che non vuole parlare. Mio marito che ha approfittato di questa cosa, diciamo. Quindi lei comunque assolutamente consiglia il vaccino? Assolutamente sì, è stata la cosa più buona che potevano fare.